Ciao a tutti amici di Automotto.it e ben ritrovati. Oggi parliamo di WEC 2022, non il 2021 che è un po' lo strascico di quello che abbiamo visto sino ad oggi, ma di quello che arriverà a partire dalla prossima stagione e che si annuncia. Davvero molto interessante. Al telefono con noi Diletta Colombo. Ciao Diletta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Redattrice di Automotto.it e responsabile dell'area Motorsport. Diletta, WEC sempre stato bello, però nel 2021 si annuncia bellissimo. Diciamo che il WEC sta vivendo una sorta di rinascimento. Credo che abbiano azzeccato il nuovo regolamento tecnico che prevede sia l'hypercar che l'LMDH, che arriveranno un po' più tardi e saranno basate sull'LMP2. Sì. E diciamo che è un regolamento che permette, da un certo punto di vista, ai costruttori di avere delle auto che un po' rispettino il family feeling delle vetture per la produzione di serie, Estetico, e questo è diciamo. importante, esatto, e dall'altro canto però richiedono dei costi inferiori rispetto all'LMP1, che erano decisamente più sofisticati dal Sì. punto di vista tecnico, e credo che questo possa essere un viatico molto importante per avere un maggior numero di case che possono preferire il WEC alla Formula E. Abbiamo già avuto dei casi eclatanti, Certo. come ad esempio quello di Audi, che arriverà intorno al 2022-2023, anzi 2023. E il prossimo anno però ci sarà già Peugeot, che Grande ritorno, tornerà eh? Grande all'hypercar, ritorno. esatto. Un grandissimo ritorno nell'ambito dell'endurance con un parterre di piloti che secondo me è molto interessante. C'è Magnussen, che è al debutto, diciamo, in questo genere di categoria, quindi ex pilota di Formula 1, anche se Papayan è un esperto della Sì, 24 ore di vero. Le Mans, visto che sono 20 anni che di seguito che la corre, quindi gli darà un sacco di consigli. Ma ci sono anche Paul di Resta, altro ex Formula 1, Jean-Éric Vergne, pure lui ex Formula 1 e campione del mondo di Formula E, Loïc Duval, che ha corso con Audi e ha vinto la 24 ore di Le Mans con Audi ai Vero? tempi dell'LMP1, e poi ci sono due giovani interessanti che sono Gustavo Méndez e Mikkel Jensen, che hanno corso entrambi nell'LMP2, e soprattutto Méndez quest'anno correrà già con un hypercar, la Glickenhaus, perché ricordiamo che già quest'anno Toyota e Glickenhaus avranno le hypercar nel WEC. Infatti questa è un po' la cosa interessante, nel senso che questo è un anno un po' ibrido nel vero senso della parola, non che ci sono l'LMP1 H, che ci sono da millenni, però in realtà è un anno ibrido perché ci sono un po' un misto tra quello che era il WEC e quello che sarà. Toyota porta già praticamente la macchina nuova, anche se questo sarà un anno di sviluppo, e c'è questo arrivo di Glickenhaus, anche se poi in realtà lui il pallino del WEC e comunque delle corse di durata l'ha sempre avuto, è così, è una grandissima azienda di automobili one-off fondamentalmente, ma il Glickenhaus stesso è un grandissimo appassionato di motorsport, e quello che sta tirando fuori è qualcosa di straordinario, perché è una piccola azienda così che compete ad alto livello, insomma, si annuncia qualcosa di straordinario, per cui anche se non dovesse vincere, e sicuramente non vincerà, a meno che appunto non succeda che arriva che, non so, un satellite da Marte cada, non so cosa possa Mai dire succedere, mai, mai dire mai mai, dire esatto. mai. Con Toyota, ricordiamo cosa è successo alle Mans qualche anno fa, mai dire mai. Sì, però sai, una volta Toyota trovava sempre il metodo per perdere la 24 ore di Le Mans, cioè se lo inventavano anche all'ultimo minuto, capito? Invece da qualche anno, insomma, sarà che poi anche gli avversari più forti si sono ritirati, però è anche vero che tutto sommato, insomma, stanno facendo un grande lavoro, e soprattutto hanno avuto anche l'esperienza di piloti importanti come Alonso e insomma anche altri piloti che hanno composto il team. La squadra è molto cresciuta e chiaramente oggi si ritrovano ad un altissimo livello in una competizione che identifica, secondo me, molto bene il ruolo di Gazoo Racing. Tra l'altro, prima parlavi di Duval, ed è un ritorno per lui in Peugeot, perché lui ci correva già, e quindi lui l'ha definito un business che non ha concluso, no? Un affare che non ha concluso, perché non è riuscito a vincere la 24 ore di Le Mans con la Peugeot. E quindi il suo ritorno, diciamo così, un po' a casa, anche se poi lo identifichiamo sempre come pilota Audi, però insomma il suo ritorno a casa è qualcosa che ha colpito molto, perché è un pilota molto veloce, molto forte, di grandissima esperienza, un po' come, non lo so, se un pilota di grido, un Verstappen, per intenderci, della Formula 1, tornasse a un team precedente a quello a cui
corre dopo, no? E quindi questo è qualcosa di bello, e anche nel WEC, insomma, si intrecciano queste storie di piloti, di macchine e di case automobilistiche che sicuramente sono interessanti. L'altra cosa che ti volevo domandare, quindi magari anche da parte tua un commento su Duval, però anche questo discorso Stellantis con Peugeot, hanno deciso di ritornare con Peugeot perché è un po' il brand che ha sempre fatto parte delle corse endurance, come hai detto tu prima. Però è anche vero che di brand per correre quel tipo di gare, oggi all'interno di quel gruppo ce ne sono diversi. Diciamo che Stellantis ha un sacco di brand, 14 se non sbaglio, ma lo so, sai meglio tu di me. Sì, ne ha tanti comunque. E, diciamo che sarà necessario creare un equilibrio anche dal punto di vista del motorsport tra i vari brand. Tavares, peraltro, è un grandissimo appassionato Appassionato, di sì. corse, corre anche, quindi non solamente diciamo, come spettatore, e credo che possa essere il profilo ideale per rivedere un attimino quelle che sono le priorità all'interno dello stesso gruppo, ad esempio anche in Formula 1 il discorso di Alfa Romeo e Maserati, tanto per fare un esempio. Quindi sono molto curiosa di vedere come verranno decisi questi equilibri che diventeranno poi importanti nei prossimi Anche anni. perché, scusa Diletta, questi equilibri lui se li è un po' ritrovati, no? Nel senso che Alfa Romeo Certo. come sponsor di Sauber se l'era già ritrovato, la Ferrari chiaramente non fa neanche parte di Stellantis perché è roba di Elkan, però mettiamola così, appunto il discorso Alfa Romeo, il discorso Maserati sono un po' da rivedere anche per quanto riguarda le declinazioni motorsport, adesso che siamo entrati a far parte di una partnership con PSA dove ci sono Citroën che fa i rally e Peugeot che corre, ha sempre fatto i rally anche Peugeot, ma di fatto è una struttura che fa WEC e TCR fondamentalmente. Scusa se ti ho interrotto. No, ci mancherebbe. Poi c'è anche Dess che ieri ha confermato la Sì. sua presenza in Formula E fino al Ah, è vero, c'è 2026. anche la Formula E, mi ero dimenticato, hai ragione. Esatto, so che si dimentica, però c'è. È vero. E quindi sarà un impegno a lunghissimo termine, anche perché in realtà la Formula E, del notizia dei giorni scorsi, ha imposto una penale, diciamo, per chi si toglierà prima dalla generazione, terza generazione delle monoposto, che dovrebbe finire proprio intorno al 2026, per ovviamente tutelarsi da quelli che sono addio eccellenti, come quelli che si sono già verificati di Audi e BMW, perché credo che ci possono essere delle emorragie importanti in Formula E. Quindi sono curiosa di vedere cosa succederà anche lì e eventualmente quali altri brand possono essere coinvolti in operazioni di questo tipo all'interno di Sì, Stellantis. anche perché poi Diletta Audi ce l'ha dimostrato che il WEC è una piattaforma che se ben utilizzata può essere interessante anche se ci corri da solo, perché di fatto Audi per tantissimi anni ci ha corso da sola. Ha corso anche contro Porsche, ha corso anche contro Toyota e anche contro Peugeot, però ci sono stati alcuni anni dove praticamente erano solo loro in pista e questo, mettiamola così, è stato utilizzato da parte di Audi come piattaforma comunque vincente per dimostrare l'affidabilità dei propri prodotti, dei motori diesel, delle proprie tecnologie, sfruttando soprattutto, direi, quella che è la corsa delle corse, ovvero la 24 ore di Le Mans, perché fa parte del Triple Crown, si dice così in inglese, sì, Triple Crown, e appunto se tu riesci a sfruttare bene quella corsa, poi hai fatto, diciamo, il 75% del lavoro, no? Quindi Audi ha sempre investito molto sui piloti, sull'estetica delle macchine, sulla, appunto, moltissimo in comunicazione. Ti ricordi, portavano 400-500 giornalisti al colpo e Che quindi bello. era bello, sì. Era bello, e però, insomma, da un punto di vista, diciamo, di comunicazione d'immagine, è una piattaforma che, se ben utilizzata, può dare un ritorno decisamente superiore a quello della Formula E, e quindi realmente posso anche capire che team come BMW o come Audi possono, dopo qualche anno di presenza, insomma, nella Formula E, possono anche dire: sì, ragazzi, tutto bene, ma qua non si tira fuori il ragno dal buco, e forse c'hanno anche ragione. Sì, diciamo che come dicevo prima, nel WEC le macchine sono immediatamente riconoscibili come Certo. Audi, Porsche, qualsiasi cosa siano, mentre in Formula E chiaramente sono delle monoposto che sono tutte uniformate, bene o male, e non hanno l'esposizione mediatica che può avere la Formula Certo. 1. Quindi diciamo che i costruttori hanno avuto la spinta ad entrare in Formula E anche per una questione di comunicazione legata alla spinta verso l'elettrico, però poi si sono resi conto che la Formula E ha un pubblico Sì. limitato
è che l'esposizione mediatica del brand è ridotta rispetto a altre categorie, per cui si ritorna alle Man, che chiaramente, a prescindere dal resto del campionato, ha una rilevanza a livello mondiale incredibile. Vincere la 24 ore di Le Mans, anche per un discorso di affidabilità, di tecnologia all'avanguardia, è incredibile, con dei costi che, ripeto, sono decisamente inferiori rispetto a quelli che c'erano con la LMP1. Certo, infatti ti dico, Diletta, l'ho guardata anch'io un po' la Formula E, sono stato a Roma, sono stato a Parigi a vedere le gare, eccetera. Bisogna essere sinceri, quella lì è una categoria dove si corre con macchine praticamente uguali per tutti, a parte qualche modifica al retrotreno e chiaramente la scelta dei motori, delle strategie di recupero di energia, ma di fatto è un trofeo monomarca, dove, i costruttori possono poco nello sviluppo della vettura, qualcosina ma poco, e, chiaramente, anche a livello di competizione c'è poco interesse perché anche se le vai a vedere dal vivo sono delle macchine che sono molto lente, quindi da un punto di vista proprio tecnico ti demotiva una categoria del genere. Posso capire che la generazione 3 magari andrà più forte, anche se avevano già detto che la Gen 2 doveva essere devastante, ma in realtà di differenze se ne sono viste poche. Realmente posso capire che sia molto più attraente appunto un discorso LMP1 o come la chiameranno, insomma, nel WEC, dove insomma lì si può fare la differenza. Si può fare il proprio telaio, il proprio motore, portare le proprie tecnologie e soprattutto portare anche le proprie estetiche che poi in qualche modo si ricollegano di fatto al prodotto di serie. Molto lontanamente, però insomma chiaramente sono delle cose che poi ti ricordi anche l'Audi che ha portato per la prima volta i fari laser sulla R18. Insomma, ci sono state anche delle innovazioni che poi abbiamo visto sul prodotto di serie che sono arrivate dal WEC e poi sono arrivate su strada. Anche ad esempio il motore turbo diesel, parte dell'innovazione che c'è stata nei motori turbo diesel è passata anche attraverso l'impegno di Peugeot col 12 cilindri e anche perché no con Audi che ha sempre fatto il suo V6, se non ricordo male, abbinato prima, anzi prima era normale senza l'ibrido e poi è stato ibridificato. Per cui sì, piattaforma che permette sviluppo, permette comunicazione, permette competizione ad alto livello e soprattutto c'è la 24 ore di Le Mans che insomma fa da regina e soprattutto da catalizzatore della comunicazione di tutti gli investimenti che poi si fanno nel contesto di un campionato così costoso che chiaramente si muove in tutto il mondo perché il WEC Diletta va in tutto il mondo ancora, non è un campionato limitato all'Europa o comunque ha diverse tappe che si muovono extraeuropee. Sì, assolutamente, ovviamente poi compatibilmente a quella che è la situazione Sì, attuale certo. che può portare a cancellazioni, ma sperando che poi le cose ritornino alla normalità, il WEC è di fatto un campionato mondiale, quindi gira nel mondo e ha un'esposizione mediatica che non è quella della Formula 1, ma è importante. Tra l'altro Nando, l'ha vinta 2 volte, vero Fernando Alonso, se non ricordo male, la 24 ore di Le Mans. 2 volte Sì. dovrebbe, 2 volte dovrebbe averla vinta. Tra l'altro ieri sera abbiamo avuto la notizia che è stato investito da un'automobile, speriamo insomma che si ripigli, perché sai che avevo veramente voglia di vederlo quest'anno in Formula 1 con l'Alpine che è in grande crescita, con Brivio e tutto. Mi spiace per quel ragazzo perché insomma si meritava forse una stagione di ritorno un po' più serena rispetto a quello che lo attende, secondo me. Cosa dici tu? Sì, speriamo che il bollettino di questa mattina, di cui siamo in attesa, possa portare a buone notizie. La buona notizia che c'è già è che lui è sempre stato cosciente Certo. e che i danni sono comunque limitati. Si parla di una frattura alla mandibola che non è causata da Capito. nulla, ma non è neanche un danno gravissimo, come poteva succedere, come è successo purtroppo ad altri in Ma bicicletta. sicuro, Ricordiamo che è stato Aiden. investito mentre si stava, esatto, mentre si stava allenando. È chiaro che evidentemente se si fosse fratturato la mandibola, si parlerebbe comunque di un decorso non importantissimo, ma neanche brevissimo, e quindi Anche perché poi potrebbe devi dover allacciarti il saltare. casco, comunque hai 5 G di forze laterali, Esatto. insomma la mandibola è una roba delicata, non è proprio, certo, meglio di romperti il bacino per intenderci, però comunque non Esatto. è una cosa che ti rimetti in macchina in 2 settimane, insomma è una cosa che richiede un po' di tempo. E tra l'altro, scusami Diletta, Hülkenberg potrebbe ritornare, c'è ancora le chiavi dell'armadietto, secondo me, lì a Enston. Allora, diciamo che il pilota di riserva lo scorso anno era Sergei Sirotkin, Sirotkin. russo che ha corso in Williams. Però,
Però diciamo che, come è successo l'anno scorso tra Van Dorn e la Mercedes, soprattutto nel caso in cui Alonso debba stare fuori un po', credo che possano preferire una persona che ha già guidato una monoposto 2020 rispetto a una persona che ferma da qualche tempo. Questa è una mia opinione, chiaramente non si sa nulla e non sappiamo nemmeno ancora quanto, se e quanto Alonso debba stare fermo, per cui sono supposizioni, però credo che possano sì pensare a qualcuno che abbia già corso l'anno scorso. Secondo me, Diletta, la prima gara di sicuro la salta. È impossibile, cioè sarebbe un miracolo se riuscisse a montare in macchina la Sì, se prima. si è rotto la mandibola, penso anch'io, ecco. Sarebbe un Devo miracolo, ancora aspettare la conferma. però insomma, vediamo, perché poi può succedere veramente di tutto nel mondo del motorsport. Abbiamo Chi visto lo sa? motociclisti salire in macchina, salire in moto, insomma, senza un braccio di fatto, come guarda Marquez. Vabbè, poi abbiamo visto tutta la vicenda, ma insomma, la voglia dei piloti è sempre molto, molto forte, no? E per non tirar fuori Nuvolari, che è stato messo in macchina e ingessato, no? Ecco, quindi Vabbè, altri tempi, però altri tempi. sicuramente auguriamo il meglio a Fernando, speriamo di vederlo presto Speriamo. riprendersi e che riesca a fare la stagione che secondo me si merita e che vogliamo vedere tutti perché lo vogliamo vedere tornare in È pista, vero, quindi anche perché che si riprenda presto. quel team merita, Diletta, secondo me. Lo penso anch'io, un team che con l'arrivo di Brivio, con degli investimenti mirati, può fare molto bene. Il fatto che Alonso abbia sempre parlato della possibilità di vincere il mondiale nel 2022, un po' ego, ma credo che abbia anche avuto delle garanzie in merito a quello che potrà fare il team nei prossimi anni, altrimenti non credo Sì, l'avrebbe detto. l'aveva detto anche per la McLaren, però insomma poi vediamo cosa Vabbè, succederà. diciamo che però ai tempi la McLaren, effettivamente McLaren Honda era considerata una partnership azzeccata, poi Promettente, sì. purtroppo è andata male, Sì, è andata male. ma questo è un altro discorso. Diletta, ti ringrazio, bravissima e a presto. Grazie a te, a Ciao, presto. ciao, ciao.